Benvenuti a breve la sedicesima puntata di Messina può rinascere. Parleremo di una importante struttura del nostro territorio, il Museo Regionale, una struttura che ha una grande valenza artistica e culturale. Questa nuova sede che, dove ci sono 8.000 opere, 4.800 metri quadrati, una struttura veramente importante, Roberto. Sì, Gianluca, una puntata interessante, lo faremo con i nostri ospiti in studio, che sono Carlo Vermiglio, assessore regionale ai beni culturali. Abbiamo l'esponente del nuovo centrodestra, Nino Germanà. La dottoressa Di Giacomo, direttrice del Museo regionale, e il consigliere Adamo, anche lui Vento dello Stretto, presidente di Commissione Cultura. Nella seconda parte, quella dedicata alla cultura, ci sarà l'artista Tiziana Santacroce che parlerà delle sue opere, il poeta Nino Sanfilippo che reciterà dei brani di sua ultima composizione e Dulcis in fundo il nostro architetto designer. Francesca Maio che farà e presenterà le carte della serata. Questo dopo il servizio e la pubblicità. Grazie, regia. Presidente, oggi è una giornata importante per Messina, si apre questo museo che da tanti anni appunto non era stato ancora aperto, una parte importante che potrà far diventare questo museo uno dei più importanti del Sud Italia. È certamente già il più importante del Sud Italia. Il museo rappresenta la nostra memoria, ma rappresenta anche il nostro futuro. 30 anni, un parto lunghissimo, ma diciamo che a 30 anni si è nel pieno delle forze, quindi è un museo che nasce già adulto. Guardiamo in positivo a tutta questa vicenda. Ci eravamo imposti una data, in particolar modo l'assessore Vermiglio, di inaugurare entro dicembre. Ce l'abbiamo fatta, apriamo la sezione archeologica, gradualmente fino ad aprile si apriranno gli altri spazi, ma il fatto è che i cittadini lo possono visitare. Questo non è solo il museo della città, sarebbe obiettivamente riduttivo. È il museo, come diceva lei, del Sud Italia. Quindi ci sentiamo ancora più fortemente messinesi, recuperiamo la nostra identità e guardiamo con maggiore fiducia al futuro. Difatti questa fra il moderno e il museo storico, questo è l'importante. Io porto l'esperienza di Palazzo Reale. Palazzo Reale viene visitato da oltre 400.000 visitatori l'anno. Abbiamo affiancato nella sala Duca di Montalto mostre di carattere internazionale. Quella che si inaugura oggi con il Marte è una mostra di carattere internazionale. È chiaro che c'è uno scambio di flussi turistici, di visitatori. Chi va a visitare la Cappella Palatina col biglietto 1 va a visitare anche la mostra. Così come chi va a visitare la mostra va a visitare la Cappella Palatina. Il contesto messinese è diverso da quello palermitano, ma io credo che dobbiamo avere la fiducia che tutti assieme possiamo fare un salto di qualità in questa città. Quindi guardiamo positivamente anche al recupero dell'antica Filanda come luogo di esposizione di artisti contemporanei e di artisti moderni. Assessore Vermiglio, lei ha detto che con questo nuovo museo si recupera la memoria e l'identità della città di Messina, però si crea anche economia e sviluppo. Come si può creare economia e sviluppo e quale è stato finora il bilancio del suo assessorato proprio per creare oltre, diciamo, cultura pure economia e sviluppo? Ma che il museo sia il luogo dell'identità messinese non c'è nessun dubbio. Noi messinesi abbiamo subito nel 1908 un trauma che ha reciso le nostre radici e che ancora purtroppo produce i suoi effetti negativi. Nel nuovo museo c'è la identità messinese, ritroviamo tutto quanto, possiamo ricostruire anche a memoria palazzi, chiese, tutto quanto di splendido e meraviglioso aveva questa nostra città. Certo, può diventare e deve diventare il centro accanto all'Accademia, che è sempre l'esponente dell'università e il centro della cultura messinese. Accanto all'università c'è il museo, quindi questi due istituti devono lavorare insieme, affiancarsi e trovare un unico comune denominatore. Il bilancio dell'assessorato è un bilancio che poi faranno ovviamente gli altri, ma dico, tanta carne abbiamo messo al fuoco. Importante per noi, per il Dipartimento, per i parchi archeologici, per i musei, è la legge del 30% che ci consente di guardare
al futuro, a questi 10 mesi, con grande tranquillità. Abbiamo una certa risorsa finanziaria che nel passato ci è mancata e a fronte della quale abbiamo dovuto subire tanti disagi e tanti traumi. Oggi questo è superato e grazie alla disponibilità di un Parlamento che si è reso conto delle necessità del nostro assessorato. E poi il fiore all'occhiello, mi consenta di dire questo, è l'apertura che abbiamo fatto ai privati. E questa parola, la parola privato, fino a qualche tempo fa era una parola assai difficile da dichiarare, come se il privato fosse un nemico da combattere. Invece il privato che vuole dare la sua disponibilità, che vuole offrire il suo tempo, che vuole attivare le sue risorse finanziarie anche in favore della regione e dei beni culturali in particolare, è un privato al quale noi dobbiamo prestare la più grande e la massima attenzione. Quindi autostrade a chi vuole investire nella cultura. È chiaro che il privato ha un interesse, ma se quell'interesse coincide anche con l'interesse della regione, perché non utilizzare queste sinergie? Noi abbiamo come obbligo di legge la tutela dei nostri beni archeologici, del nostro patrimonio. Se la tutela dei beni può essere condivisa dal privato e al privato possiamo dare la possibilità di lavorare insieme a noi e di fare anche business, perché no? L'importante è che noi tuteliamo il bene e che diamo la possibilità a tutti di utilizzare al meglio le nostre risorse. L'abbiamo fatto a Selinunte, il primo esperimento l'abbiamo fatto proprio là, con la Sette Soli che ha investito una certa somma di denaro, abbiamo illuminato la parte del parco e abbiamo avuto la possibilità di dare alla Sette Soli la possibilità di utilizzare il nostro marchio, di vendere le bottiglie di vino nei supermercati e il 10 centesimi di ogni bottiglia vengono destinati al parco. È un'operazione commerciale sinergica che è utile a tutti. Germanà, 10.000 visitatori soltanto nel weekend dimostrano quanto sia stato agognato e quanto sia stato desiderato questo museo regionale. Messina, desiderosa di cultura, lei cosa ci dice? Beh, questo certamente Caterina Di Giacomo ci dirà qualche cosa in più sui 10.000 visitatori che ci sono stati al museo. Io devo dire, per quanto mi riguarda, che per un politico messinese la cosa più brutta che un politico può dire è quando che Messina non ha una classe politica adeguata, una classe dirigente adeguata, e che è una città che sprofonda, è una città che ha tante, e quindi che la politica non fa tanto per questa città. Questo è un caso di un esempio di buona politica. Sono contento e felice stasera di essere accanto all'assessore Vermiglio, ma sono ancora più felice di essere stato accanto a lui in questo anno di governo che certamente ha visto i beni culturali tornare al centro dell'attenzione. Beni culturali in Sicilia significa tutto. Quello che abbiamo, il patrimonio che abbiamo in Sicilia di beni culturali è immenso, di un'importanza straordinaria, e stiamo cercando perché noi siamo il gruppo che sostiene l'assessore Vermiglio. Io sono tra quelli che ha più sponsorizzato l'operazione che ci ha portato al governo, e di questo per me è un vanto, non è una vergogna, anche se veniamo dall'opposizione, perché mi colpì tanto una frase di un collega in una direzione di partito che a un certo punto del suo intervento disse: noi diciamo di centro, moderati, così io mi credo di essere un moderato. Se noi siamo governativi, ma non perché ci piacciono le poltrone, ma perché governativi, per me, governativi significa incidere sulle cose e poter cambiare le cose. Noi, per fare tutto quello che stiamo facendo, quello che abbiamo fatto, l'inaugurazione del museo, in questa grande sinergia tra un assessore messinese, il dirigente, la dottoressa Di Giacomo, la politica che ha spinto, non si poteva fare se non avessimo avuto, o magari l'avremmo potuto fare più là, forse, se non avessimo avuto questa spinta forte venuta proprio dalla politica. Dottoressa Di Giacomo, innanzitutto, diciamo, come diceva anche il Presidente Ardizzone, un museo che diventa uno dei più importanti ora di tutto il Meridione, un museo che è molto ampio e che sarà ampliato ancora ad aprile-maggio, e tra l'altro importante, non si è speso così tanto, perché abbiamo saputo appunto circa 11 milioni di euro, che per un museo di questo genere, considerando anche un'apertura di un nuovo museo, costa molto di più e non è una cifra
molto elevata. Ecco, intanto diciamo anche ai nostri telespettatori, comunichiamo a chi ancora non è venuto al museo cosa cambia da ora in poi il museo e cosa cambierà. No, mi fa piacere questa domanda perché proprio oggi leggevo dell'apertura di una nuova sezione del Prado che si aspettava già da parecchi anni e di 2500 metri quadri, con un'enfasi, un entusiasmo che insomma non ho letto all'inizio quando noi avevamo questo progetto per 4.008, quindi per ben di più. E fra l'altro al Prado di Madrid hanno speso 30 milioni di euro solo per il piazzale antistante e per la scalinata. Quindi io insomma mi sono voluta togliere così la curiosità di fare un conto proprio pedissequo di quanto è stato speso nel corso di 30 anni, insomma alla fine siamo arrivati a 11 milioni e 800 mila euro spalmati quindi in 30 anni, quindi con dei finanziamenti molto frammentari, così molto saltuari, è una cifra irrisoria per quanto poi siamo riusciti a fare e stiamo riuscendo poi a fare. Naturalmente ci auguriamo che la burocrazia non sia più così lunga, perché 30 anni in effetti è stato parecchio tempo, però sì, ma dire... non è che altri casi insomma, certo, nel mondo ci siano proprio però diciamo che si è speso molto però no, non direi proprio, soprattutto nell'ultimo periodo in cui abbiamo cercato proprio di rendere produttive proprio i singoli euro, come diciamo oggi durante una riunione con l'assessore per appunto preventivare poi la conclusione di questa vicenda, ma ormai mi sembra che siamo proprio sull'addirittura d'arrivo. Per quanto riguarda insomma, la grandezza del museo, insomma, è davanti agli occhi di tutti. Già adesso insomma, l'offerta è piuttosto importante. Ecco, la gente viene e passa tutta la mattina dal nostro museo perché c'è da visitare il settore archeologico, tutta l'ala nord, tutta la Filanda che è allestita in questo momento una mostra straordinaria. Quindi insomma veramente va via, dobbiamo quasi buttarla fuori perché sta tutta la mattina e con molto piacere. E abbiamo appunto registrato un trend veramente soddisfacente perché 10.000 più, molto più di 10.000 per utenti dei primi due giorni potevano anche essere dettati dalla curiosità dell'evento eccetera e poi dal fatto che era gratuito. Invece la cosa che poi ci ha sorpreso è che stiamo mantenendo un trend molto costante ed alto insomma e qualificante di gente che paga regolarmente il biglietto ed è soddisfatto di pagarlo, cioè insomma non pensa che sia esoso per tutto quello che in effetti offriamo. E tra l'altro che appunto fra aprile e maggio, chiediamo conferma anche all'assessore, ci sarà l'apertura di un'altra ala, no? Del museo. No, lo completiamo, dovremmo completarlo. Sì, prima del G7, che voi sapete sarà a maggio, il 26 e il 27 maggio, insieme noi apriremo tutto il museo così come avevamo detto qualche anno fa, l'anno scorso, entro prima del G7. Una promessa che noi qua registriamo, che sicuramente siamo sicuri, visto l'impegno dell'assessore e anche dell'autorità di Giacomo, si riuscirà. Vabbè, la prima volta mi avrebbe onorato con un mese d'anticipo, certo. No, perché è entro Natale. Non era una promessa, era ed è un impegno, è diverso. Adamo, lei nella qualità di Presidente della Cultura del Comune di Messina, so che ha delle strategie pronte proprio per cercare di incrementare al massimo, soprattutto da parte dei turisti, quindi incrementare questo turismo culturale. Ci vuole spiegare quali sono le sue strategie? Ma innanzitutto mi fa piacere ricordare che la Commissione Cultura ha avuto l'onore e il piacere di avere l'assessore Vermiglio, la dottoressa Di Giacomo e l'onorevole Germanà, che è venuto di sua sponte, a differenza di altri deputati che hanno ritenuto magari di fare diversamente, ad una commissione ad hoc organizzata sul museo, nella quale plasticamente volevamo dimostrare l'attenzione della cittadinanza rispetto a questo argomento. E bisogna riconoscere, a prescindere dall'opinione che si può avere sul governo regionale e sul Presidente della Regione, la mia personalmente è negativa sul Presidente della Regione, che l'assessore Vermiglio ha rispettato gli impegni, mantenuto la parola e sicuramente bisogna rendere onore e merito a questi fatti, perché è vero, non era una promessa, era un impegno, lui aveva detto a dicembre lo apriremo e a dicembre si è aperto, e questa è una festa per la città, che va oltre i ragionamenti politici di schieramento eccetera, perché io c'ero quel pomeriggio, quella sera, ed si respirava la felicità,
la felicità, la soddisfazione dei messinesi, tutti. È un momento veramente straordinario e per certi aspetti commovente, no? Perché è vero quello che si diceva poc'anzi, che il museo è la radice, è la storia, è l'identità della nostra città, quindi abbiamo vinto tutti il 9 dicembre. Detto questo, certamente la cultura è un volano della nostra città, non è una voce di costo, ma è una voce di, attraverso la quale creare ricchezza. Il museo è un luogo da visitare, è un luogo che non è secondo ad altri nel mondo, non in Italia o nel sud Italia, quindi e questo dobbiamo essere capaci di trasmetterlo, cioè si può venire a Messina per andare al museo. Ecco, è una delle, quando si dice cosa c'è da fare a Messina, c'è da vedere il museo in primis, in questo perché ci sono i quadri di Caravaggio, perché ci sono tantissime altre opere. Quindi ora tocca alla politica, ai messinesi, sapere come dire, offrire la migliore Messina, e il museo è la migliore Messina. E quali strategie lei penserebbe? Ma allora ci sono per esempio il comune, ho sollecitato l'assessore Cacciola e l'assessore Prima Perna e poi l'assessore Ursino, potrebbe anche attuare banalmente ad esempio sfruttare il fatto che c'è il tram dinanzi al porto dove sbarcano i croceristi e andare a chiare lettere a promuovere il museo, la visita del museo ai croceristi, che possono semplicemente prendere il tram dinanzi alla nave, dopo qualche fermata si trovano direttamente al museo. Uno dei pochi aspetti positivi di avere questa diga che tante volte ha fatto discutere tutte le altre città, tante volte, facendo una sorta di convenzione direttamente con le compagnie di navigazione. Ma si possono fare le convenzioni, si può fare, basta innanzitutto dare l'informazione, che fino ad oggi è mancata anche questa, perché è il termine crocieristico non è adeguato alle potenzialità crocieristiche della città, e quindi questa può essere una prima proposta. Ve ne possono essere chiaramente delle altre che vanno studiate nella sinergia che il comune deve porre in essere con la regione e con la direzione del museo. Per tanti anni forse si sono parlati poco. Bene, adesso vediamo un servizio, abbiamo intervistato il presidente nazionale dell'associazione musei che ci ha parlato anche del museo di Messina, sentiamo. Voi vi state interessando, come dice il museo, anche ai musei del sud Italia, c'è un'importante iniziativa che volete portare avanti anche per i due musei dello Stretto. Sì, la Federazione Italiana degli Amici dei Musei, che rappresenta appunto la forma organizzata più antica esistente al mondo di volontariato culturale, guarda al territorio interregionale con grande capacità appunto di collegamento nel far sistema. E perché io sono qua? Sono qua perché è con grande entusiasmo che noi accogliamo questa notizia finalmente dell'apertura del Museo Regionale di Messina. Di questo ne abbiamo parlato appunto a luglio di quest'anno, quando siamo stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica in rappresentanza degli Amici dei Musei Italiani. La Federazione Italiana degli Amici dei Musei aderisce alla Federazione Mondiale degli Amici dei Musei, quindi parliamo di 54 paesi al mondo nei quali l'Italia è membro del Consiglio di Direzione. Nel maggio dell'anno prossimo ci sarà il congresso internazionale, congresso mondiale della federazione in Italia, quindi riportiamo l'Italia ancora una volta al centro dell'interesse mondiale. L'attività nazionale invece guarda con interesse a quello che sta succedendo nel sud Italia, in particolar modo oggi siamo qui in Sicilia, abbiamo questa straordinaria notizia, ma è molto importante riuscire a far sistema. Messina è frontaliera con Reggio Calabria, a Reggio Calabria abbiamo deciso appunto di coniugare una iniziativa regionale calabra con un'iniziativa invece regionale siciliana, quindi Messina e Reggio Calabria saranno al centro di un evento probabilmente nel 2018 che vedrà collegate tutte le associazioni italiane degli Amici dei Musei, quindi un focus che guarda fortemente al sud, ma anche alla capacità che hanno gli Amici dei Musei come volontariato culturale appunto di collegare, al di là delle barriere politico-amministrative, i territori e far sistema. Vermiglio, lei è d'accordo a far girare le opere d'arte anche perché insomma, bisogna sempre creare la novità all'interno dei musei? Noi sappiamo della sua meravigliosa iniziativa lì appunto a Brolo, Madergea, che ha avuto insomma un grande successo. È fondamentale far girare l'opera d'arte. Ecco, premesso che la tutela dell'opera d'arte, e l'avevamo detto
lo abbiamo sottolineato molte volte con la dottoressa Di Giacomo, è il nostro principale obiettivo, noi dobbiamo tutelare l'opera d'arte. Ma se il direttore del Museo di Messina mi dice che quella opera d'arte ha la possibilità di essere trasferita in qualunque parte del mondo, perché non fare godere gli altri delle opere d'arte straordinarie che abbiamo noi qui in Sicilia e a Messina? Evidentemente questa operazione deve essere anche un'operazione di ritorno per la città, per la Sicilia. Se chi ottiene il prestito ci dà altrettanto, perché no? Questi scambi sono fondamentali, sono importanti, si fanno in tutti i musei del mondo. È un veicolo attraverso il quale l'arte, la cultura, l'identità siciliana va all'estero, viene apprezzata e ha un ritorno, perché chi li vede poi in Sicilia ritorna, che quello che abbiamo in Sicilia non c'è in nessun'altra parte del mondo. Questo è uno strumento, è un sistema che funziona. Germana, lei concorda con quanto detto da Vermiglio? Tra l'altro proprio a Brolo si è fatta questa importante mostra, sappiamo delle opere che provenivano da altri musei. Ecco, questo, quanto è importante far girare queste opere, quanto è importante fare rede e creare sinergie, come diceva anche il Presidente dell'Associazione Musei. Come diceva l'assessore Vermiglio, premesso che alla tutela dell'opera ci teniamo tutti, perché sarebbe un controsenso, no? Cioè, qui abbiamo cultura, parliamo di opere d'arte e poi... Allora, premesso questo, è fondamentale, di straordinaria importanza. Poi ci sono due correnti di pensiero. Chi ha un approccio più meno elastico, che non vuole toccare l'opera, anche tra i dirigenti ce ne sono tanti, Caterina non appartiene a questa categoria, che non vogliono toccare l'opera d'arte ci sono delle opere che non possono essere toccate, dichiarate anche inamovibili dalla giunta di governo, ma anche su quelle si potrebbe discutere, perché il satiro danzante, per esempio, quanto è stato conosciuto nel mondo quando ha rappresentato l'Italia a Tokyo, mi pare che è andato anche da altre parti. Quindi per me sono cose di fondamentale importanza. Però abbiamo fatto una mostra con un successo straordinario, con l'assicurazione fatta così come si deve fare per legge, con un trasporto, una tutela. Non è che si va, chiedo alla dottoressa Di Giacomo di darmi il Caravaggio, me lo vado a caricare con la mia macchina e me lo porto a Brolo. Cioè, sono cose che vanno fatte in un certo modo, e quindi oltretutto possiamo parlare anche della mostra al British Museum di Londra, 37 opere d'arte mandate alla Sicilia hanno avuto più di 100.000 visitatori in 3 mesi a Londra, con un ritorno di royalties e di immagine per la Sicilia straordinario. Di Giacomo, lei ovviamente è d'accordo per questi scambi di opere d'arte con altri musei, eccetera, anche se è nata la questione con Sgarbi, Filippini, che volevano un prestito, però magari non era il periodo giusto. Ci vuole spiegare un attimino cosa è successo? Io sono una fautrice dell'art sharing, ho fatto delle, ho curato personalmente delle operazioni che sono andate benissimo, come lo scambio con Torino. Sì. Ad esempio Patrizia Sproni, allora era la presidente della Fondazione Torino Musei Cici, mi interpellò per dirmi: mi presti Caravaggio? Ho detto: senti, se invece di Caravaggio facciamo uno scambio intelligente, io ti mando la tavoletta di Antonello e tu mi mandi il tuo ritratto di Palazzo Madama. Ho barato un poco, perché lei non conosceva la tavoletta, pensava si trattasse del politico, e il politico è inamovibile. Era San Girolamo nello studio. No. Questa è la tavoletta, la nostra duble fase, eccetera, noi con l'abbiamo mandata, se non sbaglio. Abbiamo giocato un po' sporco, sì. Devo dire, però abbiamo avuto indietro il loro capolavoro di Palazzo Madama, quindi un'operazione di art sharing che è stata tutta a nostro vantaggio, e quella che abbiamo presentato sul Vespucci, fra l'altro, insomma, abbiamo avuto era molto bene, stata molto... Ecco, infatti. Oppure proprio la mostra che abbiamo in questo momento è in fondo curata dal Marte, proprio la risposta al nostro prestito del 2004, quando abbiamo prestato insomma alcuni Antonello siciliani dal Museo di Messina, sempre la nostra tavoletta duble fase, che è una specie di jolly che proprio per le piccole dimensioni, cioè, è facilmente trasportabile e non ha problemi assolutamente, insomma, durante i viaggi, durante i trasporti non viene messa a rischio. E noi abbiamo avuto ben due mostre importantissime, quella del futurismo dell'anno scorso e quella di oggi, che insomma, che presenta 120 capolavori del Mart assoluti, certo. Quindi insomma anche un'altra operazione è andata molto bene. Quindi il discorso di Sgarbi, devo dire, mi ha colto un po' di sorpresa, perché in effetti
smentisco che ci sia stata un'operazione, una richiesta a monte. Noi, almeno nel mio ufficio, non è mai venuto nessuno. Sgarbi è venuto a vedere il museo e non me ne ha parlato assolutamente, è venuto poi di recente. Quindi non so da che cosa avessero deciso, insomma, che avrebbero avuto giusto in questo momento in cui stiamo aprendo. Poi dico, insomma. Quindi ci sono delle dichiarazioni che tutto sommato lei smentisce rispetto a quelle che ha fatto Sgarbi alla stampa. Ma io non so che cosa ha dichiarato perché non l'ho sentita queste dichiarazioni, però lo dico non lo seguo molto. No, vabbè, ci conosciamo da ragazzi, ripeto, è venuto a Messina, ha visitato il museo, siamo stati insieme una mattinata, penso che avrebbe potuto parlarmene, insomma, direttamente non me ne ha parlato. Comunque. Quindi non c'è stato questo... No. In ogni caso, in questo momento problema. La partenza di Caravaggio mi sembra che insomma sarebbe stata un'operazione insomma per noi non utile in questo momento. Adamo, il presidente dell'associazione musei parlava appunto invece di questa sinergia con Reggio Calabria, potrebbe essere molto importante anche perché si parla sempre di area integrata, si parla sempre di trasporti nello stretto, ma anche questo, cioè, integrare l'arte fra Messina e Reggio sarebbe una bellissima cosa. Sì, sicuramente è un'idea, l'integrazione anche culturale nell'area dello stretto sicuramente è un valore aggiunto e sicuramente gli amici e i cugini calabresi possono nel museo regionale di Messina avere un punto di riferimento anche del loro turismo. Che è chiaro che poi non bisogna come dire, farsi la concorrenza inventando delle strutture. A Messina c'è un museo che già è importante, eccetera, quindi può essere diciamo, in questa direzione la collaborazione, così come per altri aspetti invece in Calabria possiamo trovare dai bronzi ovviamente insomma a quant'altro e quindi creare queste sinergie. Perché no? Condivido il ragionamento, ovviamente è condivisibile perché Messina e Reggio Calabria sono separate da soltanto 3 km di mare, quindi come dire, un'unica grande area metropolitana. Quindi adottare questa sinergia culturale fra le due sponde dello stretto, diciamo, sì, portarla avanti. Assolutamente. No, mi veniva anche in mente, sentendo anche gli altri interventi, allora organizziamo una mostra. A Messina, ecco, alziamo l'asticella, cosa possiamo organizzare al museo per da qui a un anno, ecco, una mostra di Antonello per esempio, chiedendo un'altra mostra, chiedendo penso già dottoressa qualcosa in mente la caso, ecco, quindi volevo infatti sollecitare per capire se non abbiamo il programma ovviamente perché abbiamo questa filanda che è splendida, 1100 metri quadrati, è proprio una vocazione all'esposizione di opere d'arte, quindi insomma abbiamo una serie di mezzi impegni. Spieghiamo ai nostri telespettatori che la filanda non è stata messa da parte ma verrà utilizzata per le mostre, anzi è stata valorizzata. Ho visto come funziona, è stata valorizzata e verrà utilizzata per queste mostre. È essenziale perché appunto una cosa importante è il nostro, non è un museo. Una giornalista pure abbastanza famosa, cioè, mi ha mosso questa specie di appunto, ma questo non è un museo delle macerie, noi non abbiamo assolutamente inteso questo museo, il museo delle macerie, perché dobbiamo finirla di piangerci addosso, insomma, noi non abbiamo esposto le macerie, i brandelli delle tele, eccetera, abbiamo esposto le opere migliori, le opere meglio conservate o comunque restaurate, cioè. E a proposito appunto non sono esposte 8.000 opere, sono molte di meno, 8.000 sono le opere storico-artistiche che abbiamo inventariato, quindi fra quelle in deposito verranno esposte in seguito quando sarà ce ne sono moltissime esposte, ce ne sono tantissime, ma saranno rese fruibili anche altre, ma sì, perché possono anche essere a rotazione, insomma, certo. Il museo è una creatura in progress, certo. Non è una creatura morta, che si è, insomma, anche nella filanda noi faremo, come ho sempre fatto, mostre tematiche, i gioielli, i legni, le cose, non possiamo mai mettere fuori gli 8.000 più le altre, in tutto sono 22.000 le opere del museo, più le opere archivistiche, numismatiche, eccetera, veramente abbiamo dei tesori. Però dico, è esposto tutto il meglio, su questo non ci piove. Certo, ci vuole un tipo di approccio così anche un po' manageriale, non soltanto da burocrate, perché l'apertura del museo è soltanto l'inizio, non è la fine. Certo. Poi quest'area archeologica è molto importante, io vorrei appunto che lei spiegasse bene agli spettatori quest'area archeologica perché è di grande valore. Che è appunto di grande valore e anche là c'è qualche piccolo appunto, c'è stato mosso, nel senso è sembrata forse che non sia stato esposto tutto no, insomma noi non volevamo l'effetto della collezione antiquaria, non esiste, noi abbiamo scelto il meglio e quello che è meglio destinato
testimoniasse insomma, la civiltà di Messina dalle sue fondamenta. Quindi abbiamo scelto la dottoressa Bacci, che l'ha curato e che è stato un direttore del museo, peraltro, insomma, e tutti i collaboratori della soprintendenza e della soprintendenza del mare. Abbiamo scelto dei pezzi che veramente insomma, testimoniassero i momenti migliori, secondo un criterio poi topografico assolutamente concertato. Insomma, se non è stato esposto qualcosa è perché per la fragilità, perché in questo momento abbiamo pensato meglio evitare, appunto, visti poi tutte le invasioni che abbiamo avuto, certo, di consenso positivo, insomma, di visitatori, e poi perché non era funzionale alla nostra idea di museo, che ripeto non è una collezione antiquaria. Esporre appunto in meglio. Ci sarà questa rotazione comunque degli altri reperti che in questo momento non sono fuori. Assolutamente non vieta. E questo è anche importante. Abbiamo degli angoli che sono rimasti appositamente vuoti proprio perché, per consentire proprio l'angolo dell'ospite, cioè mettere fuori dopo un restauro ad esempio un'opera che non è mai stata vista, eccetera. Il museo è una cosa che nasce giorno per giorno. Certo. Insomma. Adesso sentiamo un'intervista, abbiamo intervistato il progettista del museo, grazie regia. Dopo tanti anni finalmente si è riuscito a inaugurare questa parte del museo che i messinesi attendevano da tempo. I ritardi a cosa è stato dovuto? Da tecnico e da cittadino insieme posso dire che fino a qualche tempo fa sicuramente una disattenzione alla identità civile della città. Non mi va di parlare di disattenzioni di altra natura. La cosa che sottolineo è che gli staff che si sono succeduti nella direzione del nuovo museo e del museo di Messina si sono sempre impegnati e in un certo senso si sono anche sostituiti alle volontà di indirizzo politico. Il museo è quasi del tutto completo, in ogni, diciamo, le sezioni sono già in gran parte allestite, abbiamo delle opere di finitura e dei settaggi di impiantistica, ma i tempi ormai sono già cadenzati, in primavera apriremo. Il museo di Messina ha 4.700 e quasi 4.800 metri quadri di superficie espositiva, con i magazzini e gli spazi di servizio arriviamo abbondantemente ai 6.000, più ci sono tutti i piazzali esterni, ma non è un problema di superfici. Sicuramente per le collezioni e per la importanza culturale rappresenta un nodo fra i più importanti del meridione d'Italia, sicuramente. Poi dal punto di vista della qualità delle opere è un museo internazionale, a opere che sono veramente patrimonio dell'umanità. Assessore Vermiglio, quindi la sua opera è stata molto importante, lo riconoscono tutti in tutta la regione, da quando c'è lei, insomma, dal punto di vista dei beni culturali si è fatto veramente tanto, soprattutto anche nella Valle dei Templi, quindi parliamo un po' di questo aspetto, di quello che si è riuscito a fare lì e poi, ecco, tornando un attimo al museo, come effettivamente far diventare il museo un brand in tutto il mondo, perché questo è molto importante, diciamo, è molto conosciuto a Messina e anche a livello nazionale, però è importante farlo conoscere poi in tutto il mondo. Ma l'esperienza di Agrigento è un'esperienza, diciamo, forse la più bella che abbiamo, la più solida che abbiamo in Sicilia. Questo che vuol dire? Che quando i parchi come quello di Agrigento sono autonomi e hanno risorse finanziarie e hanno amministratori in grado di sapere gestire le risorse e quanto c'è, vive, quanto vive, perché come diceva la dottoressa Di Giacomo, i musei e i parchi vivono tutto quello che c'è intorno e allora i risultati si ottengono. Agrigento è diciamo la nostra perla, abbiamo fatto tante opere di sponsorizzazione, Google in particolare ha messo Agrigento al centro della sua attenzione per 2 anni e di seguito ci sono tanti esperimenti che stanno andando avanti. Questo vuol dire che quando un parco archeologico ha le risorse finanziarie, può disporre di risorse finanziarie, il meccanismo funziona. E noi questo lo stiamo estendendo a tutti i nostri parchi, Serinunte, Segesta, Taormina, Giardini Naxos, dal 1° di ottobre è anch'esso come parco è autonomo, avrà le sue risorse finanziarie e finalmente ciò che viene sbigliettato a Taormina entrerà nelle casse del parco archeologico, che potrà gestire nella migliore maniera, perché il direttore è persona di alta qualità, potrà gestire
queste risorse finanziarie che finalmente arrivano a noi e non vanno in un contenitore generale. Il Museo di Messina. Il Museo di Messina è la nostra perla, sulla quale abbiamo puntato. Abbiamo un direttore di straordinaria qualità, non perché qua mi sembrerebbe il gioco delle parti, ma è una persona di altissima qualità, disponibile, che affronta i problemi, che vive al museo, non so quando andrà, quando va a casa non lo so neanche. Fino a stamattina tardi abbiamo avuto un'altra riunione proprio per mettere a punto il programma diciamo ufficiale dell'inaugurazione, che come dicevamo prima faremo prima del G7. E certo, diventa uno strumento al quale i messinesi devono prestare grande attenzione. È vero quanto diceva il presidente Adamo: in occasione del Varo si respirava aria di, non dico di commozione, non voglio essere, ma sicuramente di grande entusiasmo da parte dei messinesi, che si riconoscevano e si riconoscono nel museo, perché quello non è il museo di X, di Y, è il museo nostro, il museo dei messinesi, ed è merito di tutti quanti in qualunque maniera abbiano contribuito all'apertura, al Varo e poi alla prossima apertura. Quindi dobbiamo fare del museo, attraverso tutti gli strumenti, le navi di crociera, e come diceva il presidente Ardizzone, il museo del sud, non il museo dei messinesi, quindi attrarre il maggior numero di turisti e viaggiatori, non ci scordiamo di viaggiatori, non soltanto dei turisti, il maggior numero di persone possibile che sono affascinate dalla cultura, e il museo, il nostro museo, ha il clima e dà il senso del fascino. Germanà, tanti piccoli musei nel territorio, sarebbe interessante concentrarli tutti in un unico, come fanno già da tanto tempo in altre città. Lei che cosa ne pensa? Concentrarli, collegarli. Concentrarli soprattutto. Magari collegarli, fare un immaginiamo a Castel Sforzesco a Milano, dove praticamente ci sono circa 6 musei tutti messi assieme di arte contemporanea, di arte moderna, medievale. Su questo ci stiamo lavorando, fare una rete di musei, metterli in rete, farli conoscere, anche perché noi sappiamo chi viene in Sicilia può visitare. E ci sono tanti collezionisti che hanno veramente della roba museale importante che vorrebbero metterla a disposizione e non riescono. E allora, siccome si va a urtare con dei muri, l'assessore Vermiglio dal primo giorno che si è insediato ha detto che l'apertura ai privati è totale, di massima disponibilità. Ho sentito. Che sia per l'investimento del privato, che sia se il privato ha degli oggetti che vuole esporre, troverà da noi porte aperte. Ma invece mettere in rete i musei, questa è una cosa che per noi è scontata, come non mettere in rete anche il turista che viene in Sicilia, sa che in Sicilia oltre alla Valle dei Templi può vedere il Museo di Messina, il Salinas di Palermo, Selinunte, ecco, fare conoscere, fare una valorizzazione ancora, un progetto di valorizzazione ancora più importante, di valorizzazione e di promozione dei nostri beni culturali. Ma quello che diceva adesso l'assessore Vermiglio, che io voglio ancora evidenziare, che è di una straordinaria importanza anche per le fatiche che abbiamo impiegato per portare in porto questa riforma che resterà nella storia, che è quella del 30%, che molti, detta così magari, 30% cos'è? Non si percepisce. Quello che abbiamo passato noi, quello che ha passato l'assessore Vermiglio come uomo di governo, le riforme spesso sono impopolari. E se non sono impopolari trovano ostacoli anche nella stessa politica. Per fare questa riforma che toglieva questo 30% che andava ai comuni, e spesso i comuni non facevano quello che avrebbero dovuto fare, cioè riempiegarli, andavano ai comuni dove insiste il sito, e poi il comune stesso doveva impiegarli per migliorare il sito stesso. Esempio pratico, il teatro di Taormina, bello, stupendo, magnifico, poi i servizi igienici che sono, non dico da terzo mondo, però che non sono, rispetto all'incasso, allo sbigliettamento di un teatro che incassa, non sono servizi igienici adeguati. Incassa 4 milioni di euro. 4 milioni di euro l'anno. Quindi questa è una riforma epocale che resterà nella storia e che senza l'assessore Vermiglio non si sarebbe fatta, perché abbiamo avuto contro sindaci di città importanti, sono anche sindaci amici, ma i quali noi abbiamo tenuto la barra dritta, siamo andati avanti, abbiamo fatto una riforma che resterà nella storia. Questa è una cosa che
E attraverso questo strumento noi diamo la possibilità a tutti di gestire in maniera corretta risorse finanziarie che altrimenti potevano non essere gestite altrettanto bene. E come diceva l'assessore Vermiglio, la Valle dei Templi è il fiore all'occhiello, è un'eccellenza perché ha l'autonomia finanziaria. Dottoressa Di Giacomo, tornando un attimo al Museo di Messina, dico, oltre alle risorse finanziarie di cui abbiamo parlato oggi, c'è bisogno anche di risorse umane. Molto spesso lei, anche l'anno scorso, ne abbiamo parlato in un'altra puntata, ha segnalato il fatto che ci sono delle problematiche come per quanto riguarda le risorse umane lì proprio al museo. Ecco, vogliamo spiegare com'è la situazione attuale e magari facciamo un appello anche all'assessore così vediamo se possiamo risolvere questo problema. L'abbiamo fatto anche stamattina, sì, insomma, infatti. In parte soprattutto con l'assegnazione di unità, di parecchie unità di lavoratori socialmente utili, le abbiamo superate, perché insomma c'è molta buona volontà, molta voglia di fare da parte di queste nuove acquisizioni, insomma, 38 finora, ora stanno arrivando altri, insomma, e quindi vabbè, da quel punto di vista sì, però dico, noi abbiamo anche bisogno di altre qualifiche, abbiamo già fatto un elenchino stamattina all'assessore, naturalmente proporzionalmente all'estensione. Chiaro che insomma le esigenze crescono. Certo, anche perché ora si aprirà anche l'altra area, quindi sarà sempre più grande e quindi ci sarà bisogno. Tra l'altro c'è da curare anche il verde lì, perché sappiamo c'è tutta la parte esterna del museo, quindi insomma, assessore, vediamo cosa possiamo fare. Per dare... Ne abbiamo già discusso stamattina, abbiamo pregato la dottoressa di farci un elenco preciso delle necessità e alle quali porremo sicuramente il rimedio, sempre con l'aiuto e con l'aiuto della politica soprattutto. In macchina venendo qui l'assessore diceva che l'unico problema che abbiamo è che abbiamo il cuore, noi abbiamo il cuore che ci batte troppo su Messina, sì. Questo potrebbe essere un problema dopo. Questo è un fatto positivo, anche perché la trasmissione si chiama Messina pure rinasce. Si è aspettato 30 anni, e ora insomma che abbiamo aspettato l'assessore Vermiglio. È un bene da tutelare. L'assessore Vermiglio è un bene da tutelare. Ma l'attenzione, perché ora compio 70 anni solo per questo, ma l'attenzione per Messina non vuol dire disattenzione per le altre province, vuol dire forse più, è il cuore che è vicino Messina, ma l'attenzione è per tutte spalmata sulle nove province siciliane in maniera con la stessa intensità. Il cuore è Messina ovviamente. Ovviamente Messina ha bisogno, forse più di tutte le altre località siciliane, di essere rilanciata, perché ha tutte le caratteristiche, come lei ben sa, però non sono stati in molti quelli che hanno amato questa città, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Mi consenta questo breve appunto. Adamo, lei era per il rilancio anche dei Forti Umbertini, che sono, mi pare, sono 14 o 15 nel nostro territorio, sì. Se non vado errato. C'è un progetto interessante, sì. Ovviamente. Vuole illustrare questo suo progetto. C'è un progetto interessante che riguarda, che parte dal recupero di Forte Gonzaga e poi guarda tutti i forti che insistono sul nostro territorio, in una dimensione addirittura di parco dei forti. In assessorato esistono delle proposte, chiaramente occorrono delle risorse importanti, però certamente avviare questo percorso di riqualificazione dei forti è un altro elemento di recupero dell'identità e di valorizzazione del nostro patrimonio, che certamente può avere anche un ritorno in chiave turistica sul nostro territorio. Quindi ovviamente le sollecitazioni che quotidianamente facciamo all'assessore Vermiglio sono varie, perché appunto, come si diceva, esistono dei beni da valorizzare in questa città, per tanti anni sono stati trascurati, lo dobbiamo dire con estrema chiarezza, quindi c'è da recuperare tanto tempo perduto. Speriamo di riuscire a sollecitare le iniziative più importanti come il museo, ma poi ce ne sono delle altre, anzi colgo l'occasione, anzi rilancio, vista la presenza appunto dell'assessore Vermiglio, stiamo lavorando al recupero dei resti archeologici del sito archeologico di Largo Avignone. Sotto la scrivania Zuccarello, della caserma Zuccarello, per chi ci ascolta, esiste una tomba a camera del IV secolo a.C., è un bene inestimabile, ha un valore immenso e per anni è stata dimenticata complessivamente, non è stata valorizzata eccetera, con una sinergia con la sovrintendenza, che chiaramente sappiamo dipendere dall'assessorato coordinato dall'assessore Vermiglio, con la sovrintendenza, l'assessore Ursino
meno è appunto l'impegno di tanti volontari della Commissione Cultura eccetera, stiamo provando a riportarlo, a riportare alla luce questo sito, e quindi poi la disturberemo, assessore, per diciamo l'architetto Micali sta seguendo personalmente. Sì, lo so infatti. C'è stata grande disponibilità da parte della sovrintendenza, che anzi domani mattina proprio avremo un altro appuntamento, un altro sopralluogo ennesimo con la direttrice, la dottoressa Di Ticano, quindi poi la solleciteremo sulle risorse necessarie. Naturalmente io immagino che Adamo vorrà dire qualcosa anche sulla falce, naturalmente qua c'è l'assessore. Sulla falce sì, sappiamo che fra gli impegni presi dall'assessore c'è anche l'avvio del recupero, perché sarebbe pretenzioso e scorretto parlare di un totale recupero in pochi mesi. Però l'assessore si è impegnato sull'avvio della riqualificazione della Real Cittadella. In questo, a mio avviso, una vena polemica sconta il governo Crocetta e il governatore, perché prima dell'intervento dell'assessorato ai beni culturali occorre che altri assessorati facciano i loro lavori. L'assessore Croce si è impegnato pure per questa cosa. Sì, però bisogna dire che il governo Crocetta e anche l'assessore Croce hanno stanziato i primi fondi per la demolizione dell'inceneritore, ma non basta, perché si possa avviare da parte dell'assessore dei beni culturali la riqualificazione, perché occorre bonificare le aree sottostanti l'inceneritore. In questo chiediamo al governo Crocetta uno sforzo maggiore, altrimenti gli auspici dell'assessore Vermiglio non si possono realizzare, perché proprio c'è frapposto un impedimento che è la bonifica delle aree. E chiaramente la Real Cittadella, la falce, come sa bene l'assessore, sa bene l'onorevole Germanà e la dottoressa Di Giacomo, rappresenta uno scrigno di tesori della nostra città: il Forte San Salvatore, la Lanterna del Montorso, il Talasso Grafico, la Real Cittadella, insieme già costituiscono un sistema autonomo di interesse e di attrazione. Va parzialmente recuperato, perché sappiamo che il Forte San Salvatore è ben conservato grazie al contributo e alla costante della Marina Militare. Certo. La Lanterna del Montorso, che è in fase di recupero sempre grazie al contributo e all'impegno della Marina Militare, ma la Real Cittadella è versa in uno stato vergognoso di degrado. Assessore Vermiglio, per quel che riguarda invece la Cittadella della Cultura all'ospedale Regina, ex ospedale Regina Margherita? E su quello stiamo lavorando, non sono cose, non sono programmi che si possono realizzare nel breve termine, sì, dobbiamo dircelo, così come correttamente diceva. Però siccome ce lo chiedono, che il presidente Adamo, più o meno sono previsti. No, ecco, su questo io non do nessun tipo di tempistica, sì, perché stiamo lavorando, non possiamo dare tempi, perché è una struttura grandissima, immensa, che ha bisogno di risorse finanziarie importanti e sulle quali bisogna programmare in maniera corretta e seria. Abbiamo pochissimo tempo a disposizione, stiamo cominciando, però poi altri farà un lavoro sicuramente. Oltretutto mi diceva il sovrintendente che prima delle festività natalizie aveva avviato a Palermo la richiesta per un contributo diciamo importante per redigere i progetti esecutivi. Tu hai detto di più di quanto ho detto io, stiamo lavorando su questo. Non abbiamo però la possibilità di fissare delle date sulle quali poi dobbiamo mantenere gli impegni. Cerchiamo di farlo seriamente. Assessore, sulla Real Cittadella invece diciamo, c'è qualche idea precisa che sulla Real Cittadella abbiamo cominciato il lavoro, si sta smontando quel mostro che tutti conoscete, è l'inizio dei lavori. Io faccio sempre i conti con la realtà, da qui alla fine della legislatura mancano 8-9 mesi, i deputati saranno tutti in campagna elettorale, quindi l'apparato sarà in campagna elettorale. Cerchiamo di fare quello che realmente possiamo fare, in tempi stretti, senza immaginare programmi faraonici e fare proclami che poi, sui quali non possiamo essere corretti e seri. Cerchiamo di lavorare con le forze che abbiamo e di camminare con le nostre gambe. Germana, io volevo... Sì. Il problema che non riguarda soltanto l'assessorato dei beni culturali, ma riguarda anche, abbiamo parlato di l'assessorato all'ambiente, riguarda tutti, che questi sono assessorati che hanno bisogno di continuità amministrativa. Io che sono un addetto ai lavori, ho avuto difficoltà oggi, parlando con i dirigenti dell'assessorato che erano qui in visita a Messina, a ricordare chi erano stati i quattro
che avevano quattro assessori ai beni culturali prima dell'assessore Vermiglio. Cioè, in questa legislatura, di 5 anni, ne abbiamo avuto 5 assessori, o 5, forse 6 addirittura. Io sono il quinto. 5 assessori in 5 anni, è una cosa. Le cose si possono fare, però si devono pensare, programmare. È così. Dottoressa Di Giacomo, invece lei, a proposito della cittadella, prima ne avevamo accennato, cosa ne pensa, lo possiamo dire ai nostri amici telespettatori, e soprattutto pensa che ci potrebbe essere un rapporto per quel che riguarda, diciamo, per quanto riguarda la museo cittadella, museo cittadella, no, parliamo della cittadella della cultura, ex ospedale Regina Margherita, vista la distanza. No, certo, insomma, che tutto venga coinvolto là, insomma, non sarebbe male, insomma, assolutamente, insomma, avere i colleghi della sovrintendenza accanto, la biblioteca, anche per i supporti tecnologici, insomma, potrebbero subentrare. No, ci può fare soltanto può fare gioco, diciamo, ecco, essere tutti insieme. Però mi pare che lei prima accennava un discorso del personale, la carenza, appunto, c'era qualche problema, no, relativo al personale. Ma probabilmente, ecco, potrebbe essere utile anche questo, insomma, ecco, avere vicino la sovrintendenza che ha il suo personale, cioè poter usufruire ad esempio dei turni di quello, sì. Può essere. C'eravamo, voleva aggiungere qualcosa. Un'altra proposta, colgo l'occasione della presenza, appunto. Sì. Diciamo, all'interno del museo, una proposta per la direttrice di Giacomo e per, ovviamente, sempre anche un per suggerimento, un suggerimento e una proposta. All'interno del museo sono conservati e custoditi una serie di reperti marmorei, lapidei, ovviamente risalenti al 1908, eccetera. Una parte di questi questi beni verranno chiaramente poi esposti anche all'interno del museo, eccetera, ma un'altra parte probabilmente, con l'idea, il sentimento che perlomeno percepisco in città, è che possano trovare di nuovo spazio nel tessuto urbano, nel tessuto cittadino, cioè quindi che possano uscire fuori dal recinto del museo, per esempio il colonnato del Duomo, antecedente ovviamente, quindi quello che è venuto giù con il terremoto del 1908, potremmo una parte ricollocarlo per esempio dinanzi al Duomo, in una piazza della città o altro. Questo tipo di proposta, come la vede? Male. Tutta. No, considerato che ma dico, il nostro è un pacco, sono andato cauto perché sono la dottoressa Giacomo è molto tenace e però una delle caratteristiche del nostro museo è questa grande area verde allestita, cioè uno viene là e vede questi reperti. Sì, ma una parte di quest'area non riesce ancora ad essere allestita. lo vedrà tutto perché si può proprio cioè tutto il perimetro è interessato dall'esposizione di questi reperti, quindi la maggior parte dei reperti sono esposti, se non sono esposti o là o nei cavò, che sono comunque assolutamente fruibili. Vabbè, e sono tutelati e sono custoditi molto meglio che in città, cioè noi l'abbiamo fatto l'esperimento di concedere alcuni reperti, sono tornati a pezzi perché in città non c'è ancora questa cultura. Comunque dobbiamo, non le trovo inventare operazioni interessanti, perché nel senso che, insomma, o si porta il reperto dal monumento, noi l'abbiamo fatto, no? Restituendo sempre il busto del Morolico all'edicola da cui proveniva nella chiesa di San Giovanni di Malta, oppure insomma dei reperti che venivano dal Duomo, da quei monumenti, sono stati restituiti al Duomo a quei monumenti, ma portare un reperto che veniva dall'antica città e metterlo in un posto dove un luogo dove abbia un senso, ovviamente, ecco, insomma, dove era. Le proposte sono state veramente ridicole, insomma. Quindi, però, a fronte di una proposta invece articolata, lei provo va la valuterebbe. Sì, è una cosa, sì, certo. Ma articolata. Allora, ma siccome l'impianto urbanistico è completamente cambiato e non è quello pre-terremoto, quindi è difficile trovare. Un'ultima domanda che sembra non entrarci, però c'entra, l'onorevole Germanà, perché naturalmente il gap che noi scontiamo come città è anche quello strutturale delle infrastrutture. Si parla tanto di questo aeroporto del Mela, ecco, vorrei sapere la sua opinione e soprattutto come questo potrebbe favorire il turismo. Ma che si parla di aeroporto in provincia di Messina se ne parla da una vita. Aeroporto del Mela, aeroporto di Torrenova, una volta si è parlato anche di un aeroporto
sulle colline, sulla zona collinare di Sant'Angelo di Brolo, da quelle parti. Ecco, io dico qualsiasi aeroporto purché si faccia. A casa sua. Ora, secondo me adesso siamo un attimino più avanti, forse, speriamo, con questo gruppo che è verificato, che è un gruppo solido e serio. Io non vedo alcun motivo per cui non si debba andare avanti. La provincia di Messina è una provincia che ha bisogno di un aeroporto. Stiamo parlando dell'holding indiana? Sì. Perché ho sentito dire che mi pare che la proposta sia stata bocciata da qualcuno. Ma bocciata, allora, recentissimamente. Il presidente Vito Riggio, amico mio, persona che stimo e che conosco bene, ha fatto una dichiarazione, è andato un po' oltre il suo ruolo, magari ricordandosi del ruolo che aveva in passato, che fu deputato con la Democrazia Cristiana. Oggi è all'ENAC, ha un ruolo tecnico determinato dalla politica, quindi si faccia il tecnico, a dire cosa è meglio per il nostro territorio, per la nostra provincia, ci pensa la politica e gli eletti dalla politica. Io questo addirittura di un aeroporto nella provincia di Messina, non riesco a capire. Ma lui, può fare una considerazione tecnica e noi la rispettiamo anche, però cosa dire cosa è meglio per il territorio, secondo me lo deve dire la politica e gli eletti dalla politica. Dico, quindi, tenace noi, da questo punto di vista, sì. Onorevole Germanà, mi raccomando, assolutamente perché sì, noi siamo bravissimi a distruggere tutto quello che gli altri vogliono creare. No, io non voglio neanche, stasera non posso neanche dare un'anticipazione di quello che già stiamo facendo. Stiamo lavorando con questo gruppo, abbiamo degli appuntamenti, il gruppo che è stato già ricevuto dal vicepresidente della regione, avete letto le dichiarazioni dell'assessore Lobello che è vicepresidente della regione, quindi quando il vicepresidente della regione fa una dichiarazione la dice perché è concordata col presidente. Il presidente è stato all'estero, nei prossimi giorni riceverà questa sappiamo che riceverà questo gruppo imprenditoriale che sembrerebbe un gruppo serio, pronto a investire soldi ai privati, e quindi come nei beni culturali ben venga anche per le infrastrutture, perché ormai in questi tempi di ristrettezze economiche per le amministrazioni pubbliche, se non intervengono i privati è finita. Noi non è che mancano i progetti in qualsiasi campo, che sia beni culturali, che sia ambiente, che sia infrastrutture. Il problema è che quando noi ci troviamo l'assessorato dei beni culturali, facciamo un esempio, con nel capitolo delle somme urgenze per le chiese, quante sono le chiese in Sicilia, avete idea? Io non lo so, ma saranno migliaia le chiese in Sicilia, e quando in questo capitolo ci sono poche centinaia di migliaia di euro, diventa tutto più complicato. Il problema sono le risorse, i progetti ci sono. Bene, ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi. Naturalmente la nostra trasmissione si chiama Messina può rinascere, e può rinascere attraverso la cultura e anche attraverso il Museo di Messina. Invitiamo tutti gli spettatori ad andare a visitarlo, chi ancora non è andato. Ci saranno naturalmente delle sorprese, nuove mostre sicuramente, dottoressa Di Giacomo, e quindi invitiamo tutti ad andare. Ringraziamo l'assessore Vermiglio, complimenti per quello che ha fatto, ringraziamo l'onorevole Germano, ringraziamo la dottoressa Di Giacomo, ringraziamo Beradamo. La Commissione Cultura è quella che funziona forse meglio al Comune, forse perché c'è Beradamo. Non lo so. Forse funziona. È una commissione veramente dinamica. Stasera possiamo dire che tra gli amministratori di Messina Piero Adamo lo salviamo. Lo salviamo. Salvato Piero Adamo. grazie a voi. Come di consueto passiamo alla parte culturale della nostra trasmissione. Abbiamo il piacere di avere un'artista giovanissima questa sera, che è Tiziana Santacroce, diplomata al Basile, Istituto d'Arte, la quale ci parlerà della sua arte. Intanto buonasera. Buonasera a voi. Salve. E allora, raccontaci un po' di quello che tu inizi a fare, quando inizi a farlo. Mi pare che tu sei più che altro una decoratrice nella fattispecie. Sì, diciamo che faccio un po' di tutto, ecco, quello che mi capita sempre nell'ambito artistico. Sì. Mi sono diplomata all'Istituto d'Arte, appunto, e da allora diciamo faccio dei piccoli lavoretti che mi capitano. Un riferimento, come diciamo ogni artista sappiamo che ha un riferimento, si rifà ad un altro importante magari artista della storia dell'arte. No, non necessariamente, diciamo che mi piace essere un po' più bassa nel... Dico, tu hai personalizzato il tuo stile facendo un riferimento a una particolare tecnica, No, ho fatto sia quadri ad olio, anche di artisti come Klimt. E quindi hai per esempio Klimt come ti piace molto e quindi boh, ti sei rifatta un po', sì, perché sì, ho visto che tu hai anche dei colori particolari, delle figure un po', sì, ecco, un astratto leggibile. Sì, diciamo. Abbastanza leggibile. Sì.
e le decorazioni, diciamo, che tu fai in particolare ti ispiri, per esempio quando tu vai in una in un posto, in un'attività che ti chiedono magari fai qualcosa di particolare, tu, visto che hai eseguito dei murales. Sì, 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 più che altro mi attengo ai gusti, diciamo, dei proprietari che decidono fare queste cose qui. Ho fatto delle caricature di... Quindi da buon artista cerchi di entrare un po' in quello che è il desiderio. Assolutamente sì. Di chi chiama, ti commissiona. Anche per soddisfarli più, certo, di più. Certo, certo. Ho visto che tu hai fatto per esempio delle caricature in alcuni luoghi. Sì, sì, alla pizzeria di mia cugina ho fatto le caricature e poi, diciamo, nel periodo natalizio appunto ho decorato anche la sua vetrina, insomma... Come vedi tu l'approccio all'arte nella nostra città, nella città nella quale viviamo? Ma devo dire che non è molto... Tu che sei giovanissima mi puoi eventualmente confermare o meno. Ho avuto la sensazione che negli ultimi 10 anni si sia sviluppato invece un senso dell'arte che forse ci hanno aiutato in questo caso i nuovi sistemi, i nostri nuovi mezzi di comunicazione, quindi internet, sì, social. Sì, assolutamente sì, Facebook, sì, queste... Quindi le nuove generazioni sono un po' più, diciamo, verso l'arte, sono un po' più propense. Sì, anche aiutati molto appunto dalla tecnologia e dalle scuole. In questo caso l'Istituto d'Arte, che molti... Tu hai fatto delle personali o pensi di farne qualcuna, di organizzarne qualcuna ora nel prossimo futuro? Sì, ci sto pensando e a breve la farò. Ecco, e bene o male è una tua, diciamo, un rivissuto di quelle che sono state le tue esperienze. Che cosa consisterà questa personale? Ma sì, diciamo che farò una mostra di un po' di tutti i generi che ho fatto fino adesso, in modo tale da far vedere anche quello che sono capace di fare. Quindi sarà un riassunto di tutto quello che sono state le tue esperienze artistiche fino ad oggi. Assolutamente sì. Bene, progetti per il futuro? Sto collaborando attualmente presso una bottega di restauro e quindi mi sto anche ampliando su questo punto di vista anche con altre tecniche, decoratura appunto e anche altre cose. Quindi parliamo di restauro ligneo, restauro del mobile. Allora, la bottega è di restauro del mobile, sì. Però io, diciamo, che mi attengo a restaurare dipinti, insomma, le decorazioni, ecco, mi occupo di quello più che altro. E quindi hai fatto dei corsi per effettuare questi restauri? No, sto facendo pratica, più che altro, direttamente. C'è un maestro che sta seguendo tutto questo e stai cercando... Bene, facciamo i complimenti allora. Grazie. Per tutto quello che hai fatto a Tiziana, per tutto quello che farai e alla prossima. Grazie, buona serata. Adesso abbiamo l'onore, come sempre, forse, di avere Francesca Maio, la nostra designer, che ci presenta all'Ida Rocchi, appunto, le carte che ha fatto agli ospiti della serata. Prego, Francesca. Buonasera, allora questa sera ci sono sicuro, quindi questa sera il forse è certo. Io ho detto 2016, 2017, vengo 2018, vengo 2019. Vengo con gli eventi positivi, con l'inaugurazione del museo, con questa bella puntata, quindi insomma cadiamo proprio lupus in fabula. Carte della serata. Allora, omaggio a Antonello da Messina e omaggio anche a questi ospiti che ognuno nella loro corrente, nella loro ideologia, comunque porta avanti un progetto molto positivo per la città e per tutti. Quindi abbiamo fatto un trittico. Come carta della serata, come buon augurio, un trittico di Antonello da Messina. In realtà lo dovremmo porre così. Ovviamente i nostri ospiti sono Adamo, la Di Giacomo e Vermiglio. Questo perché è un capolavoro che a noi manca, è agli Uffizi, ma non ci può mai porre limite alla provvidenza, San Benedetto, che non ritorni anche qui in questa bellissima struttura. Che sia di buon auspicio per un ritorno di questo Noi ci auguriamo di avere sempre delle opere importanti da vedere, come quelle che già abbiamo, e magari un ritorno anche di un'opera che è un po' nostra. E come ho chiamato queste carte? L'arte, la cultura e la civiltà, perché sono tre, diciamo, elementi elementi importanti per questo cammino. Comunque è un percorso già iniziato.
La quarta carta, l'ultimo ospite, è un po', diciamo, dissagrante, rompe. L'abbiamo visto Angelo, l'abbiamo visto Jolly. Questa volta lo vediamo darci un appello. Fermi tutti, vai al museo. L'abbiamo messo non nella piazza manieristica, ma al freddo e in piazza fuori. E lui ovviamente è Germanà, questa volta in versione Nettuno. Quindi l'abbiamo fatto diventare Nettuno, un Nettuno in versione pudica. Pure. Tutto sommato non gli andava tanto male. Queste le carte della serata. Complimenti sempre. Complimenti perché, come ti dico sempre, dillo tu, cosa ti dico io, Francesca? Che colgo l'anima. Che tu entri nell'animus. Ma me l'hanno detto anche in altre circostanze, io ti penso sempre. Veramente. Sì, questa è una frase che gli rubate. Sì. Grazie. Grazie a Francesca e alla prossima. E come al solito chiudiamo la puntata con il maestro Nino Sanfilippo che reciterà un brano di sua ultima composizione. Prego maestro. In questa occasione reciterò una poesia dal titolo Per troppa burocrazia. E quindi vediamo cosa succede per la troppa burocrazia. Tutto quanto ha un tempo in questa vita, si parte da zero e un pochin si cresce. Per un bel po' si affronta la salita, ma proseguendo non tutto ben riesce. Non sempre arriva la contropartita, qualche problema ostile quindi accresce, perciò cala il moral senza smentita, voglia svanisce, tutto già rincresce. Ben la partenza che nel pianeggiare la mente è fresca, si tutto raddoppia, e poco poi si riesce a controllare. Cominciano i problemi, nulla accoppia, morale, tutto va a sprofondare, qualunque attività ben presto scoppia. Grazie al maestro Sanfilippo per la profondità dei versi e per avere centrato un problema che veramente distrugge ogni iniziativa. Grazie e alla prossima. Una buona serata a tutti. E adesso pubblicità. Bene, finisce anche questa 16ª puntata di Messina Poli Nasce, ringraziamo gli ospiti che sono stati in studio con noi, ricordiamo la nostra pagina Facebook Messina Poli Nasce, la nostra email messinapolinasce@gmail.com e la nostra pagina Twitter Messina Rinasce, ricordiamo anche lo staff tecnico Antonio Tarrio, Alberto Longhitano e Daniele Brandi. E ringraziamo naturalmente i nostri sponsor di studio che sono Nino Sanfilippo Strumenti Musicali, Eureka Ufficio, Motostore di Tarrigo, Procopio Flex, Farmacia Pirri, Sapore di Vino e Sicilia Poste. Ricordatevi, Messina può rinascere, basta crederci.